mia angoscia, ho invocato il Signore ed Egli mi ha ascoltato. Ho gridato dal fondo dell'abisso e tu, o Dio, hai udito la mia voce. So che tu sei un Dio clemente, paziente e misericordioso, che perdoni i nostri peccati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, disponiamo il nostro spirito nella fede e nel pentimento, perché il Signore, nella sua infinita misericordia, perdoni le nostre colpe e ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno. Tu che sei passato fra noi beneficando e salvando, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che solo hai parole di vita eterna, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che ci chiami a camminare come figli della luce, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Donaci, o Dio, di cantare le tue lodi con cuore puro e con animo illuminato. Tu che ci vedi tanto spesso feriti dalla colpa, pietosamente risanaci con la tua grazia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Isaia.
Così dice il Signore Dio: ecco, i miei servi mangeranno e voi avrete fame. Ecco, i miei servi berranno e voi avrete sete. Ecco, i miei servi gioiranno e voi resterete delusi. Ecco, i miei servi giubileranno per la gioia del cuore, voi griderete per il dolore del cuore, urlerete per lo spirito affranto. Lascerete il vostro nome come imprecazione fra i miei eletti. Così ti faccia morire il Signore Dio. Ma i miei servi saranno chiamati con un altro nome. Chi vorrà essere benedetto nella terra, vorrà essere per il Dio fedele. Chi vorrà giurare nella terra, giurerà per il Dio fedele, perché saranno dimenticate le tribolazioni antiche, saranno occultate ai miei occhi. Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare. Poiché creo Gerusalemme per la mia gioia e il suo popolo per il gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Nel Signore gioisce il nostro. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. Nel Signore gioisce il nostro. Dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Nel Signore gioisce il nostro. L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore, nel suo santo nome noi confidiamo. Nel Signore gioisce il nostro. Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, nessuno vi inganni con parole vuote. Per queste cose, infatti, l'ira di Dio viene sopra coloro che gli disobbediscono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Un tempo, infatti, eravate tenebra. Ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto,
ma piuttosto condannateli apertamente. Di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Colui che viene dopo di me è più forte di me, perché era prima di me. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Anche oggi, come ogni domenica, siamo qui a celebrare l'Eucaristia. Celebriamo l'Eucaristia prima ancora che per una nostra decisione, perché il Signore ci ha cercato e continua a cercarci. È bello dunque pensare che siamo qui perché Lui, il Signore, ci cerca. Papa Francesco, nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, così scrive: prima della nostra risposta al suo invito, molto prima, scrive il Papa, c'è il suo desiderio di noi. Possiamo anche non essere consapevoli, ma ogni volta che andiamo a messa, la ragione prima è perché siamo attratti dal suo desiderio di noi. Da parte nostra, dice il Papa, la risposta possibile, l'ascesi più esigente, è come sempre quella dell'arrendersi al suo amore, del volersi lasciare attrarre da Lui. E fare Eucaristia, rendere grazie e dire proprio la nostra gratitudine perché Dio ci cerca nel suo Figlio Gesù, crocifisso e risorto per noi. Ma domandiamoci: Lui, il Signore, ci cerca, ma noi cerchiamo veramente, in maniera consapevole, l'incontro con Lui? Non è che a volte, anche in questo appuntamento settimanale, importantissimo per noi cristiani, prevale l'abitudine?
oggi forse, a partire da questa intuizione, dovremmo dire: sono qui non per abitudine, sono qui perché so che Lui, il Signore, desidera me e io desidero incontrare Lui. Oggi il Vangelo ci ha presentato tre tipi di ricerca del Signore. Erode Antipa, il tetrarca, cerca anche lui Gesù, cerca di vederlo. Gli apostoli, che sono stati in missione, hanno fatto la prima esperienza missionaria, cercano il Signore. E la folla, tutta intera, cerca il Signore. Erode, forse un po' visitato dall'incubo conseguente alla decorazione di Giovanni Battista da lui ordinata, cerca Gesù per persuadersi che non è il Messia, che non è il Battista risorto dai morti, come alcuni sostenevano. Pensa anche che non sia Elia o uno degli antichi profeti. Cerca di vedere Gesù, ma resta fermo nella sua presunzione. Forse lo teme come possibile antagonista. La sua ricerca non è certamente apertura dell'intelligenza e del cuore. La presunzione di bastare a se stesso, di avere un potere assoluto, lo allontana dalla verità e dalla novità. La sua ricerca di Gesù non è una ricerca libera, aperta, disponibile. Gli apostoli cercano anche loro Gesù. Hanno fatto la prima esperienza apostolica. Vogliono condividere l'entusiasmo, la fatica e forse anche i problemi del primo annuncio. È interessante questa modalità di cercare Gesù da parte degli apostoli. Vogliono il conforto e il confronto col Maestro. Questi apostoli della prima ora ci dicono che nell'azione pastorale di noi preti, ma anche di voi laici, non basta l'indagine di ordine sociologico, la risposta di opportune statistiche e di oggettive previsioni. È indispensabile nell'azione pastorale il confronto e il conforto del Maestro, che li porta in disparte ed è disponibile a stare con loro, come loro, gli apostoli, desiderano stare e confrontarsi con il Maestro. Questo stare in disparte, come verifica e sorgente dell'azione pastorale, è particolarmente illuminante. E poi ci sono le folle che cercano Gesù. In Lui hanno intravisto la possibilità di realizzare la loro speranza. E Gesù non li delude. Parla del regno di Dio e guarisce quanti avevano bisogno di cure. Dunque, abbiamo visto dal Vangelo che è possibile cercare il Signore con presunzione, cercando di vederlo ma tenendo la distanza. È possibile cercare il Signore per vivere il confronto e accogliere il suo conforto. È possibile cercare il Signore perché in Lui riponiamo la nostra speranza. Per questa folla, alla quale Gesù ha donato la sua speranza, Gesù moltiplicherà i pani e i pesci e ai suoi discepoli non lascerà mancare il conforto. Si realizza così la profezia che abbiamo ascoltato nella prima lettura tratta da Isaia. I miei servi mangeranno, i miei servi berranno, i miei servi gioiranno,
giubileranno per la gioia del cuore, saranno dimenticate le tribolazioni antiche. E questo si realizza non solo nel ritorno a Gerusalemme, secondo l'interpretazione di Isaia, ma questo si realizza soprattutto nell'incontro col Signore Gesù. Lui è compimento dei nostri desideri, Lui è realizzazione della nostra speranza, Lui è liberazione da ogni angoscia. È la vera consolazione di chi, cercato dal Signore, si lascia da Lui trovare e nel Signore trova la capacità di condividere fatiche e consolazioni come gli apostoli e speranza come la folla, liberandosi dalla presunzione egoistica di poter fare a meno di Lui. Siamo qui, dicevamo, perché Lui ci cerca, ma anche noi cerchiamo Lui. Ma non lo cerchiamo alla maniera di Erode, lo cerchiamo come gli apostoli, per confrontarci con Lui, per ricevere il suo conforto. Lo cerchiamo come la folla, perché ci accorgiamo che la speranza vera viene solo da Lui, che il compimento del nostro desiderio sta soltanto nell'incontro con Lui. Abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale che Francesco ci ha fatto cantare: nel Signore gioisce il nostro cuore. Potrebbe essere quella parola che nella settimana teniamo per noi, che ripetiamo nella nostra preghiera: nel Signore gioisce il nostro cuore. È la sintesi di quanto la parola di Dio ci ha annunciato. E così è veramente se lo cerchiamo, perché Lui ci cerca. Addirittura, secondo le parole del Papa, ha desiderio di noi. E se ci lasceremo incontrare da Lui, saremo, come ci ha detto la seconda lettura, figli della luce. L'immagine di Paolo, usata appunto nel secondo brano della parola ascoltata, ci dice anche che il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia, verità, nell'incontro con Lui, da Lui provocato e da noi accolto con stupore e gratitudine, fioriscono la bontà, la giustizia, la verità, che ci fanno essere figli della luce, con il cuore colmo di conforto e con la vita arricchita dalla speranza che è Cristo. Fratelli e sorelle, al Padre che vuole la salvezza di tutti i Suoi figli, eleviamo le nostre invocazioni. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, Padre buono. Ascoltaci, Padre buono. Per la Chiesa, confidando nel Tuo amore misericordioso, conduca a Cristo quanti si sentono lontani dalla fede o sono disorientati dal mondo. Ti preghiamo.
Ascoltaci, Padre buono. Per gli uomini e le donne del nostro tempo, nella costante ricerca della giustizia e della verità, siano animati da un autentico desiderio del bene in ogni contesto di vita, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per le famiglie, vivano la propria comunione come servizio e accoglienza verso tutti, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per la nostra Chiesa locale, che si appresta a celebrare l'inizio di un nuovo anno pastorale, perché nel Magistero del Vescovo trovi il senso e la prospettiva di un cammino di santità, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Ti supplichiamo, Padre, di difendere questa tua famiglia e di conservarle la tua misericordia, perché ti sia sempre obbediente e possa gustare la suavità dei tuoi doni, per Cristo nostro Signore. Amen. Scambiamoci il dono della pace. Fratelli e sorelle, raccolti dallo Spirito di Cristo, proclamiamo con cuore sincero il simbolo della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. O Dio, che nel pane e nel vino offri all'uomo l'alimento dell'esistenza terrena e i segni del sacramento che nutre e rinnova lo spirito, non lasciarci mancare mai il tuo paterno sostegno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Mirabile è l'opera compiuta da Cristo tuo Figlio nel mistero pasquale. Egli ci ha tratto dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare al mondo la tua potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamato allo splendore della tua luce. Riconoscenti e gioiosi, ci uniamo concordi alle schiere degli angeli che elevano a te il loro inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio
vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, e accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Noi ti rendiamo grazie, o Dio. Invocando il tuo nome, narriamo i tuoi prodigi. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento.
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Recitiamo l'antifona alla comunione che troviamo a pagina 6 del foglietto. Convertitevi finché è tempo, figli degli uomini, dice il Signore. E io scriverò i vostri nomi nel libro del Padre mio che è nei cieli.
Preghiamo. O Dio vivo e vero, che ci hai chiamato a partecipare al santo mistero, memoriale perenne della passione redentrice, fa che giovi veramente alla nostra salvezza questo dono mirabile dell'amore di Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.